Cosa? Ladro! Ladro! Magi! Ferma quel piccolo buono a nulla! Presto! Ah. Più scappi, più le cose si metteranno male! Credevo che i Magi fossero più veloci. Per essere un bambino, è davvero veloce. Tutti in piedi! Qualcosa non va! Spaccagli tutti i denti! Sì, ce l'hai fatta! Non avevo dubbi! Oh, mi hai portato fin qui per far fuori questi banditi! Ma certo! Sono un tipo furbo! Lo dicono tutti! E com'è che uno tanto furbo finisce a lavorare per gente del genere? Non lavoro per loro! Una vecchia cattiva ha rinchiuso alcuni di noi! Ci obbliga a rubare per lei! Rinchiusi? Sì, mia sorella doveva liberarci. Mi ha detto di incontrarla al cantiere sul fiume, ma non è venuta. Potresti cercarla tu? Posso rubarti una mela. Non devi comprare il mio aiuto. Te lo offro con piacere. Come si chiama tua sorella? Kawit. E io sono Ifri. Se trovi Kawit, dille che mi ha fatto arrabbiare. Set binet! Knummes! Sabe bebse! Kenke ku! Oh! Quella nave non salperà tanto presto. La nave era già in secca quando ha preso fuoco. Questo è olio. Un incendio simile sarà stato l'invidia di Ra. Sì. Dicono che la nave ha preso fuoco nel porto ieri notte. Sai com'è successo? No, io devo solo ripararla. Un venditore d'olio. Forse ha visto Kawit. Ecco l'albero della nave incendiata. Una vela colorata. Strano. Tengono i bambini in gabbia. Non avvicinarti, o ti spacco la faccia. Calmati. Hai visto una ragazzina attorno al cantiere ieri? Ne vedo tante di ragazzine. Spesso non valgono un secondo sguardo. Credo direbbero lo stesso di te. Se stai cercando informazioni, ora ti costeranno il triplo. Preferirei gettare il mio borsello nel fiume. Deve esserci un altro modo per farlo parlare. Fermati, ho detto! Parlerò! Per il grande Osiride, sei un essere ignobile! Cos'è successo alla ragazzina? L'ho tenuta d'occhio. La seconda volta mi stava rubando una grossa giara di olio. È scomparsa come un'ombra alla luce del giorno. Al mio ritorno, dei furfanti mi stavano distruggendo tutto! Che possiate tutti affogare in fondo al Nilo! Forse ho capito cos'è successo. Kawit ha rubato una giara di olio da quel mercante.
Poi si è nascosta. Quando è calata la notte, ha usato l'olio per dare fuoco alla nave. Le fiamme l'hanno avvolta completamente. Mentre la nave bruciava, Kawit ha liberato i bambini tenuti prigionieri, ma i banditi devono averla presa. Il padrone della nave forse è responsabile dei rapimenti. Bambino nascosto. Ed ecco la vela colorata. I banditi gli stanno dando la caccia. Meglio stare bene attenti qua. Cos'è la frega che ha dato fuoco alla nave? Ancora li avrà liberati. Ehi! Prendi questo, non avrà pietà! Brutto bastardo! Ho un colpo! Adesso soffrirai! Lo prendo! Devo parlare con la bambina. Mi ha mandato tuo fratello. Dov'è Kawit? Hanno portato lei e tutti gli altri in una casa in città. È di una signora ricca di nome Gaia, vicino al tempio di Hathor. Salverai la mia famiglia. Per la grande madre, lo farò. Cos'è che ti manca di più della tua famiglia? Oh, i pranzetti di mia mamma. Vai! Ehi, cosa? Sei stanco? Eccoti qua! Allerta. Perché aveva questa chiave addosso? Deve essere importante. Ehi, cosa? Ti uccido! Finalmente! Ti manda Nef?
No, il giovane Ifri. Dov'è? Ma che cosa vuoi dire? Ti ho seguito e non mi hai visto. Porta Mati a casa. Su. Ehi, perché non vai con loro? Devo trovare la puttana di Roma che ci ha fatto tutto questo. Se vuoi ucciderla con me, vieni alla casa di Neff.